E ciao a tutti, sono Cabane e benvenuti a questo nuovissimo video. Come vedete oggi location diversa, siamo in macchina e ho degli occhiali bellissimi, cazzo. Bene, oggi come avete visto dal titolo non parleremo di qualcosa di consueto sul mio canale, ma parleremo di Avengers Infinity War. Scusate gli uccellini, sono grilli tipo. Sì, sono chiaramente grilli. E dicevo, parleremo di... no, che è Infinity War, Endgame, ho sbagliato. Quindi ragazzi, vi anticipo subito che questo video contiene spoiler. Ah, sono fermo comunque, non sto guidando, non sto facendo cose illegali. Sono fermo su una piazzola qua in mezzo al nulla, quindi a posto. Ah, dicevo, contiene spoiler, quindi se non volete, cioè non avete visto il film e siete qua... affari vostri. Passa la macchina, porca puttana, facciamo finta di fare qualcos'altro. Ciao. Ok, perfetto, un po' imbarazzante. Parleremo in particolare di Cap, il nostro Capitan America. Hanno sparato. Cazzo, no, c'è un tizio imbarazzantissimo. Ora va meglio. Capitan America che fa delle cose strane. Allora, partirei con la scena clou di questo video. Capitan America che torna a rimettere le gemme a posto e rimane indietro nel tempo. Quindi lui, dalla sua linea temporale, che diciamo è questo il presente, qua, così giusto per creare un punto ambiguo, torna indietro agli elastici e si rivive tutta questa parte di vita che lui aveva passato congelato più o meno fino a qua. Questo qua facciamo finta che sia il 2000 anno che svegliano, non so quale sia, fino a... e torna in questo preciso istante sulla panchina. Quindi lui praticamente si è vissuto da qui a qua, cosa che non aveva fatto prima perché da qua a qua era congelato. No, non mi ricordo più dove cazzo avevo detto. Questo vuol dire che mentre lui, quando lui è tornato indietro qua, c'era un altro Capitan America in quel momento ghiacciato. Quindi vuol dire che da qui a qua ci sono stati sempre due Capitan America e noi non l'abbiamo mai saputo. È alquanto strano, cioè nel senso, vuol dire che c'erano due Capitan America in tutta la storyline che praticamente noi abbiamo conosciuto di tutto Capitan America, tranne il primo film, per il semplice motivo che lui è tornato indietro nel tempo e si è rivissuto la storia. Questo vuol dire però che da quando lui da qui è tornato qua e si è rivissuto tutto, si è fatto probabilmente tutta la sua vita in anonimato. Cioè nel senso, se lui avesse fatto qualcosa alla supereroe, diciamo, alla Capitan America appunto, probabilmente l'avremmo saputo, cioè nel senso si sarebbe saputo in giro nel film, cioè come notizia, diciamo, che Capitan America aveva salvato qualcuno, per esempio, cosa che invece pare non essere successa. Strano, cioè nel senso, io non so se la Marvel lascerà semplicemente correre questa cosa o potrebbe proprio farci un film sopra a Capitan America che torna indietro, tutta la sua storia, cioè tutta, magari un dettaglio della sua storia di quando lui da qui torna qua e in qualche punto qua magari potrebbe essere successo qualcosa di interessante su cui la Marvel avrebbe potuto fare un film. Quindi diciamo che il personaggio di Capitan America non è completamente morto. Morto, non che sia morto, però nel senso non è completamente al di fuori della storia di l'MCU, come potrebbe essere invece Iron Man, almeno che facciano un qualcosa di antecedente, perché mi sembra alquanto morto sinceramente. Oppure potrebbe essere un'altra cosa, che Capitan America sia diventato nero, perché questo non è una cosa razzista ovviamente, però è alquanto, fa alquanto ridere, cioè nel senso un Capitan America nero non te lo immagini comunque. Non da come sei abituato, però potrebbe essere che effettivamente il personaggio di Capitan America sia continuato da Falcon in qualche modo, perché quando lui diventa vecchio gli regala lo scudo. Sì, questo non è proprio un ora sei Capitan America, però potrebbe essere che ci facciano qualcosa. Cioè sicuramente nei prossimi film Falcon avrà anche lo scudo. Non so come lo userà, se userà vestito da americano con le ali, non credo, credo che continui con le ali. Però boh, io premetto che dei fumetti non conosco praticamente niente. Però, boh, mi intriga molto questa storia, questa cosa del doppio Capitan America nel tempo, che non tutti ci possono pensare. Effettivamente io ci sono arrivato parlando con un mio amico e è alquanto strano. Cioè, devo dire che mi prende proprio il viaggio nel tempo nel film. Devo dire che infatti i miei film preferiti sono anche Interstellar, in cui quando entra nel buco nero succede tutta quella cosa strana con tutti i rimandamenti nel tempo. Mega figo. Poi mi piace un sacco, per esempio, Harry Potter, il prigioniero di Azkaban, il giratempo, mamma mia. Ah, questo video contiene spoiler su Endgame, se non l'avete capito. E quindi, boh, ragazzi, ditemi un po' voi quello che pensate che possa succedere con Capitan America
il suo ritorno nel tempo. Devo dire che non ho ben capito io la parte in cui avete presente che quando devono tornare nel tempo dicono perché non uccidiamo Thanos e basta. Hulk dice una cosa strana lì in quel momento, parla di... non ho capito. Ha detto qualcosa di velocissimo, intrigato, e non so se era fatto apposta che non ci dovesse capire, ma non ho capito niente. E quindi ragazzi, questo è quanto. Arriva un ciclista. Ah, era enorme, non so se si è visto, ma era fottutamente gigante. Non so che cazzo fosse, ma era fottutamente gigante. Porca di quella puttana, che insetto enorme. Era un angelo della morte. Shit. Boh, ragazzi, io non ho ben capito questa cosa. Non so se la Marvel ci girerà attorno in altri modi. Fatemelo sapere se sapete qualcosa. Fatemi sapere cosa ne pensate del film. A me è piaciuto un cifro, è forse il secondo film che mi è piaciuto di più dopo Interstellar. E che figata, non ha assolutamente deluso le aspettative. Bella. Drama.